Non parlo mai con economisti. Mai. È una perdita di tempo. Farò un'eccezione con lei, perché lei sembra un cattivo economista. Ascolti, in realtà io non sono... Queste sono le regole. Io parlo e lei ascolta. Non ci saranno domande. Non conosco il suo caso, ma capisca questo. C'è solo un caso, solo una situazione. Quindi non faccia che io perda il mio tempo ascoltandola. Se fa attenzione, può darsi che impari qualcosa. Staremo alle regole e saremo rapidi. Qualche obiezione? Molto bene. Che vuole allora? Voglio sapere. Io possiedo galline e lei un orto con pomodori. Io voglio pomodori e lei vuole uova. Che facciamo? Uno scambio. Un semplice scambio, per esempio un uovo per ogni pomodoro. Così erano le cose all'inizio. È chiaro che certe volte i suoi pomodori erano buoni, ma altre no. O magari io voglia comprare un cavallo e non abbia molto chiaro di quante uova mi servano. Ma se prendiamo come riferimento per esempio un po' d'oro. L'oro è bello, brilla e non ce n'è molto. È prezioso. Allora possiamo fare una tabella di conversione. Se una dozzina di uova vale quanto una pepita d'oro e un cavallo costa 100 pepite, è facile capire che un cavallo equivale a... 100 dozzine di uova. Semplice, vero? L'oro si converte così in moneta di scambio. Per semplificare. Ora non si può più comprare un cavallo con delle uova. Si cambiano le uova per monete ed è fatta. Bello, vero? Questo è il primo passo. Tutto è più o meno uguale, solo che adesso abbiamo bisogno dell'oro per comprare le cose che non produciamo. Latte, carne, vestiti, attrezzi. Infine, la persona che ha creato il sistema ha uno stabilimento, un luogo dove si immagazzina l'oro. E noi possiamo ottenerlo. La banca centrale. Quella persona è un altruista, certo. Non ci vuole vendere l'oro, gli basta prestarcelo. Per esempio, a me dà 10 monete e me ne lascia in prestito durante un periodo di 12 mesi. Solo che mi chiede un piccolo interesse logico, mettiamo che sia il 10%. Così lui rischia il suo oro ed io non rischio nulla. Perciò lui avrà bisogno di una garanzia in caso io non compia l'accordo. Ti piacerebbe sbatterle ancora quelle arance? Sono per la spremuta. Nel suo caso, se lei vuole dell'oro, le ipotecherà il suo orto. Così l'uomo le presta 10 monete d'oro. In cambio delle sue carote? No. No. Lei rimane con la sua produzione di carote e pomodori. Non si deve disfare di nulla e può continuare a commerciare. Solo deve rendere alla banca 11 monete d'oro in un anno. Le 10 che le hanno prestato, più l'interesse. Come farà? Ho l'orto e posso vendere tutti i miei prodotti. E lei ha un anno di tempo, solo che se non compie l'accordo, la banca si prenderà il suo orto. D'accordo? Allora, c'è un problema? No, non c'è un problema. Qual è il problema? Mettiamo che la banca possieda in totale 100 monete d'oro. Che è la quantità d'oro che esiste. 100 monete, niente di più. Oltre all'uomo buono, esistono altre 10 persone. Lei, io, un fabbro, una sarta, un poliziotto, eccetera, eccetera. 10 persone in totale. Tutti abbiamo bisogno di oro per comprare e tutti abbiamo chiesto un prestito, 10 monete ciascuno per un totale di 100 monete.
Si è perso? Certo che no. Il banchiere ci ha dato tutto il suo oro, con assoluta generosità, in cambio di cosa? Un semplice 10%? Una monetina a persona? Però... Infatti, però, secondo Pitagora abbiamo un problema. Se in 12 mesi dobbiamo pagare 11 monete ciascuno, da dove le prendiamo? 11 monete ciascuno sono 110 monete. Questo significa che ci sono 10 monete di interessi che non riusciremo mai a pagare. Mai. Qualunque cosa accada. Non ci sono problemi. La banca fu creata per facilitare le cose, non per complicarle. C'è una soluzione ragionevole, non si preoccupi. Pagatemi solo gli interessi, una moneta ciascuno. Vi aspetterò. Il prossimo anno mi pagherete la quantità prestata inizialmente. Le prime 10 monete, insomma. Prosegua. Dunque se paghiamo tutti una moneta ne rimarranno 9. 9 per ciascuno. Allora se ancora dobbiamo pagare 10 monete, alla fine dell'anno continueremo con lo stesso debito e avremo meno denaro. Giusto, una moneta in meno dello scorso anno. Se continuiamo così per altri 10 anni, sempre che ci lascino pagare solo gli interessi, alla fine rimarremo senza niente. Spariranno tutte le monete. Quindi avremo ancora il debito iniziale da pagare. La banca avrà recuperato tutto l'oro. Noi non avremo nulla. In più avremo ancora il debito iniziale da pagare. 100 monete tra tutti noi che non riusciremo mai a pagare, semplicemente perché non esistono. Quindi perderemo la terra, il bestiame e gli alimenti che abbiamo ipotecato all'inizio come garanzia, 10 anni fa. In 10 anni la banca avrà tutti i suoi soldi, in più tutte le nostre proprietà, mentre noi non avremo niente, assolutamente niente. In pratica saremo diventati schiavi della banca. E perché? Per nulla. E in cambio di nulla.